momento importante a Manerba del Garda in occasione di un evento, possiamo parlare proprio di evento in quanto si effettua in questo momento oggi un gemellaggio con un paese, una cittadina del Belgio, paese un po' difficile da dire, Nieuwegrootode, comunque lo faremo dire poi agli esperti, ai rappresentanti di questa cittadina. Paolo Simoni è il sindaco di Manerba. Paolo, questa è la prima volta, è il primo gemellaggio di Manerba, cittadine, paesi vicini a noi ne hanno fatti parecchi, probabilmente questa è l'ora di Manerba. Sì, questo è il primo gemellaggio, è nato un po' casualmente perché in questa cittadina c'è una banda che a sua volta ha instaurato un rapporto di collaborazione con la nostra banda locale e in occasione delle feste ferragostane domani sera ci sarà, sperando che il tempo regga, un concerto tra le due bande. Abbiamo colto qui l'occasione per fare un gemellaggio. I gemellaggi, ovviamente sappiamo tutti di cosa si tratta, sono gemellaggi che sono promossi dalla comunità europea per far aprire la conoscenza tra i popoli e per farci sentire tutti un pochettino più cittadini europei. Gemellaggio il primo, ovviamente di solito con i gemellaggi si cerca di fare anche uno scambio culturale, uno scambio turistico. Manerba, credo, non è mai detta l'ultima, cioè non è che si deve dire, non ha bisogno. Però con il Belgio, con le popolazioni belghe, è molto affiatata, molti personaggi del Belgio vengono da anni qui, veramente da anni sempre al stesso posto a trascorrere le loro ferie, quindi credo che scegliere una cittadina del Belgio sia importante, ma soprattutto magari possa aprire le porte ad altre località. Sì, infatti sono stato contento di cogliere l'occasione di questo rapporto tra le due bande perché ovviamente anche da un punto di vista turistico il fatto di poterci gemellare con la cittadina belga ci permette di fare anche un'operazione di marketing e di promuovere le nostre bellezze locali in maniera tale da favorire anche dei flussi praticamente di turisti belgi che già frequentano numerosi il nostro lago. Avete in programma o probabilmente lo farete prossimamente già degli scambi con questa cittadina, cioè scambi magari con dei ragazzi delle scuole, con delle persone addette al turismo, addette ad altre attività? Sì, sicuramente, infatti il gemellaggio non è solo un momento di festa, ma è una cosa seria perché vuol dire che secondo le intenzioni della comunità europea i due paesi devono avere un comitato che favorisce l'integrazione e lo scambio tra i popoli, per cui sicuramente i passaggi successivi saranno a sviluppare tutti i settori, penso alle scuole, penso a delle promozioni sia con visite guidate al Belgio ma anche guidate ai nostri territori, di quelli che sono gli scambi culturali e anche paesaggistici tra i due paesi. Come abbiamo già accennato con il sindaco di Manerba del Garda, Paolo Simoni, questo è un gemellaggio con un paese del Belgio, quindi abbiamo bisogno di un interprete. Con noi c'è l'assessore alla cultura di questo comune. Innanzitutto, come si chiama il comune? Il nostro comune che si chiama Nieuwegrootode, questo è il nome del comune in Belgio. È un comune situato nel nord-est della provincia di Limburgo, allora anche nord-est in Belgio. Mentre l'assessore come si chiama? L'assessore si chiama Mech van Hoef. Manerba del Garda ospita da sempre tanti belgi turisti, sì. Quindi è facile, lei probabilmente è venuto a Manerba perché conosceva la via turistica, è facile questo scambio culturale con i due paesi? Allora sono io che ho organizzato tutto, perché abbiamo quest'anno tre ragioni per festeggiare. Domani c'è Ferragosto qua in Italia, oggi abbiamo allora il festa di fare un gemellaggio, ma un'altra cosa è la banda musicale. Il banda musicale compie quest'anno 135 anni, allora abbiamo tre ragioni di festeggiare, per quella ragione siamo venuti adesso qua. Ovviamente ci saranno degli scambi, cioè ci saranno delle persone di Manerba che verranno nel suo paese come cittadini del vostro paese che verranno da noi. Ecco, chiediamo all'assessore cosa ha trovato di bello qui a Manerba. Allora, Manerba del Garda è veramente un piccolo paese, non così grande. La differenza tra il nostro comune non è molto grande, ma c'è il tempo, c'è il clima e la gente. Questo è veramente piacevole. Invece cosa vorrebbe far conoscere lei del suo paese a noi, a Manerba, al Lago di Garda, all'Italia? Allora, come lei ha detto, la cultura non è uguale
Noi abbiamo anche un grappa di cereale, è un grappa che non esiste qua in Italia, allora, ma la cultura è in grande differenza. Allora l'anno prossimo, quando Minerva viene forse da noi, abbiamo tante cose da presentare, ma questo non posso dire adesso. Ok, allora adesso chiedo a lei come le è venuta questa idea di fare il gemellaggio, perché lei è il protagonista di questo incontro. Allora, perché fare il gemellaggio? Adesso il nostro banda voleva fare qualcosa e finalmente abbiamo detto, allora è possibile forse di fare un concerto in Italia. Sì, è possibile, finalmente tutti i musicanti, i musicisti erano d'accordo di farlo, ma tutti dovevano pagare e noi sappiamo che ci sono sussidi di Europa e per quella cosa era molto importante di fare un gemellaggio e ho parlato con il vostro sindaco, il signor Simoni, e lui era d'accordo di farlo. Ascolti, mi ripeta il nome di questo paese, che per me è molto difficile. Oh, quasi capisco. Il nostro comune si chiama Meeuwen-Grootrode, vuol dire prima c'erano 5 frazioni e Grootrode era una grande frazione e anche Meeuwen, e così era molto difficile per scegliere il nome, e allora collegato Meeuwen-Grootrode. Ovviamente in un gemellaggio non poteva mancare anche il sindaco dell'altro paese. Come si chiama il sindaco? Lui si chiama Lode Seissens. Vogliamo chiedere l'impressione che ha avuto quando è arrivato qui a Minerva di questo paese, in cui si è gemellato. Lui ha detto che il tempo noi non abbiamo portato dal Belgio. Noi siamo abituati ad avere questo tempo, ma lui impressione era molto bello, soprattutto il Lago di Garda e anche la collaborazione per la futura del vostro comune. Ecco, lei pensa, chiediamo al sindaco se pensa che si possa avere qualche sviluppo in futuro di collaborazione, di scambi commerciali, di scambi culturali, turistici? Noi non abbiamo il clima, noi abbiamo un altro clima, altri prodotti, ma abbiamo la possibilità di far conoscere il nostro paese. Il nostro paese è più grande come quello di Minerva. Noi abbiamo 13.000 abitanti. Allora, noi siamo anche vicino a Genk, dove hanno lavorato tanti italiani nella miniera di carbone. Allora è molto interessante per andare a visitare quando loro vengono da noi.